Grazie, sarò veloce visto che il Consiglio di Consigliato. fatto ha atteso un po' prima di poter avere inizio. Presentiamo un'interrogazione che avevamo già annunciato qualche tempo fa riguardante la questione delle consulenze legali affidate a professionisti esterni. Non sto ad entrare nel dettaglio, perché appunto poi avremo modo quando verrà data la risposta. E proprio a proposito di interrogazioni, ho avuto modo di dare un'occhiata a quelle che ancora attendono risposta e con una certa delusione constato che sono parecchie. Per quelle presentate nel 2009, 15 interrogazioni presentate nel 2009, 10 non hanno ancora avuto risposta. Delle 12, oggi 13 con quella che andiamo a presentare, fatte nel 2010, solo 6 hanno avuto risposta. Quindi io credo che sarebbe il caso di dare uno stimolo agli assessori che ancora non hanno risposto e peraltro. A questo riguardo, vorrei dare anche un suggerimento di carattere tecnico. Nell'area intranet noi abbiamo tutti a disposizione l'elenco delle interrogazioni presentate con i testi scannerizzati, ma non c'è la risposta scannerizzata. Forse potrebbe essere utile che anche l'archivio delle interrogazioni comprendesse anche le risposte quando vengono date, in modo che qualora vi fossero anche altri consiglieri interessati, non devono star lì a disturbare gli assessori e avere quindi, sì, ecco, mi ricorda che uno di quelli che non risponde è anche l'assessore Cassago, e mi spiace, però visto che mi sollecita, gli ricordo che uno di questi è anche lui. Poi un ultimo argomento che volevo portare all'attenzione del Consiglio è fare memoria soprattutto al Presidente della Commissione Sicurezza, che purtroppo non vedo in aula in questo momento, ma avremo modo di riferirglielo, cioè il Consigliere Milone, perché io ricordo che in una delle sedute di Commissione fatta prima dell'estate, con la partecipazione di Frediano Manzi della SOS Racket e Usura, che rinnovava la sua richiesta di avere l'esigenza di una sede, ricordo che in quel frangente Milone, presidente di commissione, si era assunto l'onere di dire addirittura che era quasi cosa fatta il fatto di trovare una sede per SOS Racket e Usura. Sono passati diversi mesi, ho avuto modo proprio di recente di incontrare Manzi a un sit-in di solidarietà a lui e alla sua associazione e purtroppo è ancora in attesa di una sede. Quindi io sollecito sia il Presidente della Commissione che si era assunto questo impegno, ma anche ovviamente la Giunta nel suo insieme, gli assessori che ne hanno più diretta competenza, a cercare di portare avanti questa esigenza, che è un'esigenza che va ad aiutare un'associazione che svolge un lavoro estremamente prezioso per tutti noi. Concludo qui nella speranza che le risposte vengano anche dai fatti. Grazie. La ringrazio, consigliere Gandolfi.